Come penso ormai saprai, ogni giorno sono in live su YouTube dalle 16 alle 20. Ogni giorno. Ma al Games Week ho parlato con tantissimi YouTuber e streamer e mi hanno detto delle cose che veramente ti lasceranno senza parole. E guardo a Twitch. Ora via il cappello e fuori l'uccello. E se non vuoi essere un finocchio, supportami nello shop con il creatore OTPFI. Chiaro! Tanti dicono su Twitch la qualità è peggiore, Twitch fa schifo, non so usare Twitch. A tutti questi io dico, che stronzate andate dicendo? Twitch è un'app uguale a YouTube, semplicemente YouTube è per i video, Twitch è per le live. Ma come trovi le live su YouTube, chiaramente trovi anche i video su Twitch. E non c'è da imparare ad usare Twitch, che ci vuole una laurea e robe. No, è facilissimo da usare, mia cugina di 7 anni riesce a guardare i suoi streamer di Minecraft preferiti. E la qualità del video tra l'altro è uguale se non meglio di YouTube, perché il delay è al minimo, la live è proprio in live. Hai rotto il bravo, vedo che hai capito. Il delay è al minimo, quindi comunque voi siete in tempo reale con lo YouTuber streamer. Ma a parte questo, c'è da raccontarti una cosa privata e personale, prima che tu capisca al meglio come mai ho deciso di spostarmi su Twitch. È una cosa privata che riguarda la mia famiglia, ma sono sicuro che ti aiuterà a capire al meglio perché spostarsi su Twitch per me è un'importante decisione. 2 anni fa era estate e io stavo giocando con Luca di Shiku Cugine e Zombie Player a Minecraft. Erano circa le 11 di notte e una certa, mentre stiamo giocando e parlando tranquillissimi, sento mio padre che mi chiama dall'altra stanza urlando. Praticamente mia madre stava avendo un attacco epilettico e siccome lei non soffre di epilessia, era una cosa strana e abbiamo subito chiamato l'ambulanza. L'ambulanza è arrivata, hanno caricato su mia madre, l'hanno portata all'ospedale, mio padre ha preso la macchina e è andato lì con loro e io e mio fratello siamo rimasti comunque preoccupati a casa quando a una certa mio padre ci ha chiamato per dirci che a mia madre era stato trovato un cancro al cervello. Mia madre, io non vi dico che robe abbiamo passato in quel momento. Mia madre è rimasta in ospedale per 2 settimane e passa. Poi l'hanno operata in modo da asportare il cancro, che era tipo qui, ed era una roba 4x4x5. Quindi se prendete un pezzo di carta e fate 4 cm per 4 cm per 5, vi rendete conto di cos'era. Fortunatamente mia madre ne è uscita bene, ma purtroppo ha perso chiaramente il lavoro. E in una famiglia di 4-5 persone con solo il lavoro di mio padre, chiaramente non è una delle situazioni migliori, cioè non abbiamo passato una bella cosa. Però è arrivato gennaio e in quel periodo il mio canale esplose. Iniziarono ad arrivare tantissimi iscritti, tantissime visual, tantissime emozioni e con tutte queste cose arrivarono anche i primi soldi. Ed è stato proprio fantastico perché riuscivo ad aiutare la mia famiglia tramite il lavoro su YouTube. Chiaramente fino ad ora mia madre non è ancora riuscita a trovare un lavoro. Questo perché dopo il cancro ha deciso di fare un'importante decisione, ossia quella di ristudiare, quindi di riandare all'università per studiare medicina per diventare un medico. Dovete sapere che lei ha studiato medicina in Moldavia, ma siccome la Moldavia, perché io sono moldavo, è fuori dall'Unione Europea, la laurea non vale e quindi bisogna rifare degli studi qui in Italia in modo da validificare la laurea. Lei ha deciso di farli tutti, quindi a 45 anni è andata di nuovo all'università e da poco ha finito tutti gli esami e teoricamente ora dovrebbe riuscire a trovare lavoro. Sono contento. Comunque stavo dicendo che dopo 2 anni finalmente tra un po' mia madre potrà tornare a lavorare. Tuttavia in tutto questo tempo il canale è stato un'importantissima fonte di sostentamento che ci ha permesso di andare avanti. Chiaramente queste sono cose che non è che dici su YouTube, almeno all'inizio quando la situazione è disperata non è bello dire queste cose. Invece adesso che sicuramente possiamo prendere una boccata di respiro, le cose sono certamente diverse. Grazie al mio lavoro e al vostro supporto siamo sicuramente riusciti ad andare avanti. Diciamo che è difficile spiegare la situazione al meglio a qualcuno che non c'è dentro, quindi non vive le stesse cose. Per questo è brutto buttarla sempre sui soldi, sempre sui soldi. Ma dovete capire, raga, che il nostro lavoro è questo. Il nostro lavoro è così. Penso che siamo tutti d'accordo che se voi dovete scegliere se comprare un pezzo di pane a 5 euro e lo stesso identico pezzo di pane a 2 euro, lo comprereste a 2 euro. Ed è vero anche che voi siete abituati a vedere un sacco di intrattenimento, di video, di informazioni completamente gratis, perché noi le produciamo gratis qui su YouTube e poi è YouTube
YouTube e il vostro supporto che ci paga. Cioè, per voi guardare le live, guardare video è completamente gratis, a differenza magari di Netflix, che è un intrattenimento a pagamento. Per noi youtubers e streamers però la cosa è diversa, perché mentre voi guardate gratis, noi produciamo e investiamo una cosa molto importante, noi spendiamo una cosa molto importante, che è il nostro tempo. Purtroppo non tantissima gente dà valore al proprio tempo. E quando io sto in live, se posso scegliere tra spendere il mio tempo per guadagnare 5 euro all'ora o spendere il mio tempo per guadagnare 10 euro all'ora, chiaramente, come prima con l'esempio del pezzo di pane, sceglierò di guadagnare 10 euro all'ora. Si dice da sempre che YouTube non paga, ormai lo sanno tutti. Praticamente io ora come ora guadagno 3 quinti del mio stipendio dalle live di YouTube, un quinto del mio stipendio dalla monetizzazione di YouTube e un altro quinto da supporto a un creatore, perché nell'ultimo periodo sono calato tantissimo, perché voi non mi supportate, bastardi. Andate a supportare quelli già super ricchi, bravi. No, sto scherzando, scegliete voi chi volete supportare, non è che è un obbligo o robe. Chi vuole supportarmi bene, chi vuole supportare gli altri bene. E vi dirò che amo stare in live, a differenza magari di tempo fa, che magari non andavo in live spesso, con rigorosità e cose del genere. A forza di andare in live ho scoperto proprio che amo lo strumento delle live, perché permettono di creare un'interazione continua tra lo youtuber e i fan, tra gli youtuber e gli spettatori. E questo è molto bello, perché molto spesso noi non riusciamo a parlare con tutti e rispondere a tutti, invece tramite le live riusciamo a fare tutto questo. Infatti in ogni mia live io cerco di rispondere a tutti, abbonati, donatori, non abbonati, a tutti, e addirittura do la possibilità a tutti gli abbonati da 5 euro superiore di giocare con me. Però mi balenava sempre in testa l'idea: ma perché la gente va su Twitch? Cioè, Twitch paga tanto, dicono. Sì, ma esattamente come? Cioè, perché? Beh, ora l'ho scoperto grazie al Games Week e ad altri streamer che me l'hanno spiegato. Su YouTube, quando uno va in live, compaiono delle pubblicità di tanto in tanto, ma queste pubblicità pagano pochissimo. Praticamente, dalle live di YouTube non si guadagna dalla live in sé vera e propria, ma si guadagna dal supporto delle persone che la guardano, quindi dalle donazioni e dagli abbonamenti. Io, per esempio, ho circa 250 abbonati, che tra l'altro anche qui la cosa fa ridere, perché comunque YouTube si trattiene il 30% sia degli abbonamenti che delle donazioni, senza fare nulla. A volte si trattiene anche di più. Per farti un esempio, se uno mi dona 100 euro, a me ne arrivano un po' meno di 70. Per farti capire, se uno dona 1000 euro, a me ne arrivano un poco meno di 700. Cioè 300 euro svaniscono nel nulla nelle tasche di YouTube. E tra l'altro su questi poco meno di 700 dovrò anche pagarci le tasse, chiaramente. Praticamente però, con gli abbonamenti è anche un po' diverso, perché gli abbonamenti li paghi addirittura più del 70%. Infatti vi dico che io su un abbonamento da 5 euro guadagno 2,81 euro. Ma che cavolo! Ora, chiaramente, anche Twitch si prende sicuramente le commissioni, non lo metto in dubbio. Quello che ho scoperto è che se ne prende sicuramente di inferiori, visto che, siccome ho scoperto che con un abbonamento Twitch non si prende 2,20 euro come YouTube, ma si prende 1,50 euro. E voi direte, vabbè, è sempre tanto, e poi sono solo 70 centesimi di differenza. Sì, ma se voi contate che io ho 250 abbonati e fate 70 centesimi per 250, sono 175 euro in più al mese che farei con Twitch. Sono 175 euro in più che potrebbero arrivare dagli abbonamenti se solo YouTube fosse un attimo più onesto. Tra l'altro, vedere tutte le persone che si spostano su Twitch, gente comunque italiana come Xuder, che faceva sempre le live con 1900-1700 spettatori e si è spostato su Twitch per farne 500, è perché? Perché anche solo con 500 spettatori paga più di YouTube con 1700-1900 spettatori, per dirvi. Oppure Nick30, raga, Nick30 faceva 30.000 spettatori su YouTube, è andato su Twitch. A Games Week ho parlato con tantissimi streamers e youtubers vari che fanno le live anche su Twitch, per capire un po' anche il loro punto di vista e capire come mai si sono spostati. E tutti mi hanno detto: vieni su Twitch, vecchio, è il futuro, vieni su Twitch, tantissima gente sta andando sempre di più lì, lascia stare YouTube che non paga e si fotte i soldi, su YouTube fai i video, su Twitch fai le live. In pratica mi hanno detto tutti di venire su Twitch, non ce n'è uno solo che mi abbia detto mi sono pentito di essermi spostato su Twitch per le live. Però la persona più d'impatto, secondo me, è stata Atrix, che è il mio youtuber streamer preferito. Lui tratta Hearthstone, quindi è diverso, non c'entra con Fortnite. E lui era un gran youtuber e si è spostato su Twitch, per dirvi. E lui mi ha detto: fratello mio, provaci e vedrai. E io ho deciso di provarci, raga. Infatti ogni giorno dalle 16 alle 20 sono in live su YouTube, perché comunque ho deciso, ho 250 abbonati su YouTube, le live su YouTube vanno comunque bene,
Perché arrestarle del tutto? Assolutamente no. Quindi ho deciso che, comunque, per la gente che vuole seguirmi su YouTube, faccio le live dalle 16 alle 20. Mentre per tutte le persone che vogliono seguirmi su Twitch e accompagnarmi in questa nuova avventura ed essere i primi che mi accompagneranno in questa avventura, ho deciso di fare le live dalle 21 e mezza alle 11 e mezza ogni sera. Farò i server privati, parlerò con voi e giocherò spesso Salva il Mondo, visto che me lo chiedete sempre. Non smetterò mai di fare le live su YouTube. Tuttavia mi trasferirò anche su Twitch, semplicemente. Non smetterò di fare le live su YouTube. Tuttavia mi trasferirò anche su Twitch. Mi fa piacere, sfigato. A tutti coloro di voi che sono arrivati fino alla fine di questo video, che quindi sono quelli che sicuramente supportano di più, coloro che credono di più, che coloro che sono interessati di più a questa cosa, vi chiedo gentilmente di utilizzare il link che trovate in descrizione per seguirmi nella mia avventura su Twitch. Sì, però, Dio, nella descrizione c'è proprio un link. E che cos'è la scoteca? Quindi ragazzi, vi ricordo, link in descrizione, grazie di cuore a tutti coloro che lo faranno, grazie di cuore a tutti coloro che verranno a far parte di questa mia nuova avventura su Twitch. Basta andare sul link e seguirmi, raga, basta andare sul link e seguirmi.